E cresce il numero degli iscritti all'Istituto di Scienze Religiose di Lecce, che offre anche novità dal punto di vista formativo anticipate durante la cerimonia inaugurale dell'anno accademico. Al biennovo anno accademico, inaugurato come ogni anno nella suggestiva cornice dell'Istituto Marcellini di Lecce. Mi pare che un istituto di scienze religiose possa essere un luogo nel quale la ricerca sui contenuti della fede in qualche modo rappresenta un luogo e una occasione per fare in modo che giovani possano formarsi, possano dare ragione anche delle loro scelte di fede, ma anche un istituto di scienze religiose in una città come Lecce mi pare sia un luogo anche per tessere una rete culturale nella quale certe questioni, certi nodi anche culturali importanti oggi vengono affrontati insieme. L'Istituto di Scienze Religiose Don Tonino Bello di Lecce, uno dei 40 istituti superiori che operano in Italia e uno dei 4 pugliesi al servizio dell'intera provincia ecclesiastica di Lecce, ha conosciuto negli ultimi 12 anni un'intensa trasformazione. Le prospettive si presentano davvero belle, promettenti, perché dal punto di vista quantitativo il nostro istituto mantiene numeri molto interessanti, anzi è sempre in crescita. Abbiamo aperto quest'anno il modulo della pastorale della bellezza, tutto un settore che avrà certamente uno sviluppo interessantissimo. Siamo oltre 160, 180 iscritti e quindi è veramente un motivo di gloria, ma non di vana gloria. Dio gloria e di onore per i ragazzi e i giovani che vengono e hanno interesse, pur avendo conseguito magari dei titoli come lauree precedenti, per approfondire questo discorso.